Il gol scaccia incubi dell'Arezzo, arriva a 5 minuti dalla fine quando Martinez trova il corridoio giusto, infila in rete la palla dell'1-1. A quel punto, con il Flaminia arroccato dietro e gli Amaranto senza gioco e senza idee, al pari non ci sperava più nessuno. Al Turiddu Madami di Civitacastellana, dove la stagione scorsa l'Arezzo era stato sconfitto subendo la dura contestazione dei suoi tifosi, Bacis, in tribuna per squalifica, aveva scelto l'11 annunciato con Secci in difesa al posto di Macellari e Rubechini nel ruolo di mezzala in sostituzione dello squalificato Crescenzo. Puccica, dall'altra parte, si era invece tenuto in panchina i pezzi da 90 come Capodaglio e Scardini. Con 200 aretini in tribuna ad annullare il fattore campo, gli Amaranto sono partiti bene e al primo minuto Sissé è stato fermato per un fuorigioco dubbio dall'assistente mentre stava per involarsi verso la porta di Russo. Il Flaminia, chiuso dietro con 5 giocatori a difendere e 4 centrocampisti a fare filtro, puntava su riconquista palla e contropiede. Al 21esimo una mano stava per dargliela Secci, protagonista di un disimpegno scellerato e non sfruttato a dovere né da Cini né da Pieri. L'occasione vera per andare in vantaggio se l'è costruita Martinez, uno dei più attivi a metà frazione. Ripartenza a tutto gas, bello scambio con Raso fuori dall'area e appoggio mancato nella rete sguarnita dopo aver saltato anche il portiere. Il Flaminia allora ha provato a usare un po' di più e Gilardi al 31esimo si è trovato due volte sul piede la palla dell'1-0. Sulla prima è stato bravissimo Bucchi a respingere distinto, sulla seconda la traversa ha detto no al centrocampista. Ma il gol dei padroni di casa è arrivato pochi istanti più tardi, veloce contropiede impostato da D'Antoni, rifinito dall'accelerata di Piva e chiuso splendidamente da Taverna, bravo a controllare palla e a freddare Bucchi con una diagonale nell'angolo. 1-0, Flaminia avanti e Arezzo intontito dallo svantaggio. Prima dell'intervallo l'unico tentativo degno di nota è stato quello di Raso su punizione, ma anche il centravanti, come Rubechini, ha vanificato tutto con un tiro da dimenticare. Bacis si è piombato negli spogliatoi, ma al ritorno in campo gli effetti della strigliata non si sono visti granché. All'ottavo una combinazione fra Sissé, Raso e Mencarelli ha portato il terzino fino al cross, finito innocuo fra le braccia del portiere russo. Tocci allora ha provato a imprimere una svolta al match richiamando l'evanescente Sissé, riconvocato in rappresentativa pure questa settimana e gettando nella mischia Borgogni. Solo che un po' il pressing asfissiante delle Flaminia, un po' il terreno gibboso, un po' la giornataccia di Dromela e Mautone, l'Arezzo di gioco non ne costruiva proprio. Rubechini ci ha riprovato su calcio piazzato al minuto 27, anche in questo caso la conclusione si è spenta sul fondo. Il Flaminia, sornione concentrato, addirittura ha rischiato di raddoppiare al 34esimo, quando un rinvio sbagliato di Bucchi si è trasformato in un assist per il neo entrato Scardini. Buono il passaggio a Taverna, che invece di tirare ha provato il dribbling e si è fatto fermare dalla difesa Amaranto. L'Arezzo, con un centrocampo del tutto inedito composto da Nofri, Rubechini e Bozzoni, ha fatto leva sulla forza della disperazione. Al 36esimo proprio Borgogni su punizione ha costretto Russo alla respinta affannosa. Sulla ribattuta di Pecorari, Bozzoni ha colpito di testa verso la porta invocando il gol, ma l'assistente aveva già invalidato tutto per l'offside dello stesso Bozzoni. Dai e dai, a una manciata di minuti dalla fine, ecco il pari. Intelligente e lucido Borgogni da addomesticare un pallone vagante al limite dell'area e a scodellare un assist per Martinez. Bravissimo l'argentino, spalle alla porta, a incrociare la conclusione con il destro. Ottavo centro stagionale per lui, il migliore nell'Arezzo, ed esultanza rabbiosa, ma senza pistole né spunti per la polemica. Sulle ali dell'entusiasmo, con il pubblico amaranto che ci credeva, c'è stato spazio anche per un contropiede pericolosissimo, rifinito da Raso per Martinez, ma anche stavolta, come all'inizio con Sissé, un dubbio fuorigioco ha stoppato l'azione. Dopo 6 minuti di recupero, Panarese di Lecce ha fischiato la fine. L'Arezzo, con una brutta prestazione, ha rischiato di perdere, ha trovato il pari in extremis. Il Pontedera è stato bloccato in casa dal Trestina e su chi abbia buttato via l'occasione migliore, il dibattito è apertissimo.